Siamo a Conza della Campania, l'epicentro del terremoto del 23 novembre 1980, proprio a 2 chilometri da questo centro dell'Alta Irpinia. Questo è stato uno dei paesi più duramente colpiti dal sisma, morirono quasi 200 persone, ma la cosa più impressionante è che il paese vecchio si sgretolò su se stesso. Infatti, noi oggi ci troviamo in un paese che è stato ricostruito totalmente nel dopo terremoto, un nuovo paese. Alle nostre spalle il monumento alla rinascita e Conza della Campania punta oggi proprio su questo, sulla rinascita dopo la tragedia del 1980. Era a casa di mia sorella quando sono arrivate le prime scosse e si sballottavano da una parte all'altra. Per fortuna siamo riusciti incolmi dall'abitazione, però fuori era la fine del mondo, insomma c'era un polverone indescrivibile, fitto, non si vedeva niente, cioè si intravedevano le persone alla luce di qualche torcia e anche dal chiarore della luna, però gente che scappava, che chiedeva se avevamo visto qualche loro parente. Qualcuno chiedeva aiuto per persone che erano rimaste sotto le macerie, ricordo in particolare il bar giù al paese. E queste cose resteranno sempre nella memoria di chi vive un'esperienza così tremenda, anche perché sicuramente erano case costruite con ciottoli di fiume, quindi non era infatti la parte vecchia è caduta tutta quanta, la parte nuova che era fine anni 50, inizio anni 60, a retto, perché le costruzioni erano nuove, erano fatte con un criterio più antisismico. Perché i primi giorni non c'erano i soccorsi, sono arrivati dopo 2 o 3 giorni, quindi l'esercito, i carabinieri, i volontari in particolar modo, tiravano queste vittime dalle macerie. E davanti al cimitero c'erano i corpi e le bare, cataste di bare che aspettavano solo di essere... Infatti, furono tirate fuori 184 persone e qualcuno addirittura dopo l'ultima persona che hanno trovato dopo 2 mesi. Noi siamo stati a Roma dal capo della polizia Gabrielli, lui ha effettuato l'opera di volontariato in provincia nella Lucania, però ha detto che a Sant'Angelo dei Lombardi un giorno lui andò e sentiva forte questo odore di morte. È una percezione che si viveva anche qui. L'odore di morte è probabile che, non credo che si sentisse proprio l'odore, però è un panorama spettrale, cioè perché oltretutto poi la zona del paese fu interdetta alla popolazione per precauzioni di contagi, certo, di infezioni, perché chiaramente non si sapeva quante persone erano rimaste sotto. Dopo 40 anni c'è ancora altro da fare, secondo lei? Il paese, come dicevo prima, è stato distrutto completamente, quindi l'amministrazione dell'epoca l'ha dislocato in un sito che è circa un chilometro dal vecchio centro. E è una cittadina moderna, fatta con criteri diversi, con parametri antisismici, sicuramente molto più sicura, cioè sicura rispetto al... Per quanto riguarda i 40 anni, oggi che possiamo dire che il tessuto sociale si è ricostruito, perché anche se è un po' diversa, non ha la caratteristica del nuovo paese del vecchio, stradine strette, le porte vicino, la gente che interloquiva facilmente. Qua invece siamo un po'... ognuno ha la propria abitazione indipendente, con giardino, con garage, molto più comode rispetto ad allora. Quel tessuto sociale che c'era prima non c'è, non ci può essere, però si è ricostruito, la gente ha dei posti di ritrovo, c'ha gli amici, i giovani poi che non l'hanno vissuta quell'esperienza hanno i loro punti di ritrovo. La mamma di un amico, la sera del terremoto, mentre ci stavamo allontanando dal paese, mi ha chiesto: Gigi, Peppino è rimasto sotto le macerie, gestiva un bar, ci ti puoi vedere se puoi fare qualcosa?
Io sono entrata da una porta di servizio e mi sono reso conto che praticamente le macerie avevano coperto tutto. E quindi io forse un po' incosciente in quel momento mi sono buttato perché era un amico molto intimo, insomma. E poi mi sono reso conto quando sono uscito, gli ho detto, si chiamava zia Vincenza, qua si usa sempre, si chiamava gli anziani con zio. Dico, zia Vincenza non posso fare niente purtroppo. Poi a quel punto ho cominciato ad avere paura, mi tremavano le gambe. Dico, ho fatto una cosa perché la terra continuava a tremare, insomma, ho fatto una cosa che non dovevo fare. Istintivamente l'avevo fatta, avessi ragionato, non credo che Non l'avrei l'avrebbe fatto. fatto. Sindaco, grazie di tutto, buon E di che? lavoro per Grazie. tutto quello che vi aspetta, insomma. Grazie a voi. Noi speriamo in prospettiva di avere qualcosa in più come turismo, in particolar modo per il parco archeologico e per l'oasi di Conza. Improvvisamente sentii un colpo tremendo, uno sbalzo, mi ritrovai in piedi e sbattuto contro la parete opposta nel salottino dove stava. Io gridai il terremoto perché non poteva essere diversamente, quindi percepii subito questa situazione. E mio cugino, spaventato, corse verso la sua cucina, il cuginotto, dove c'era la moglie e le figlie, e io andai verso il balcone. E siccome le scosse si susseguivano, mi trovai aggrappato alla maniglia del balcone che si aprì. Senza neanche accorgermene che c'era la tapparella che sfondai, mi trovai sulla mensola del balcone e saltai giù. E c'era una nuvola bianca che si era alzata verso il cielo e lentamente stava ridiscendendo e avvolgeva tutta la collina. Capii subito che cosa non c'era più. C'erano solo case crollate e una madre che implorava aiuto per il figlio che era rimasto sepolto sotto le macerie del bar. Riuscimmo a scavare e a tirare il primo cittadino da sotto le macerie ancora vivo, gli altri quattro, tutti e quattro morti. E così incominciò la notte. Notte più lunga della sua vita, evidentemente, sindaco. Quindi una notte che veramente sembrava non potesse più terminare e rischiarata solo dal chiarore di una luna piena, splendente, che ci accompagnò fino alle 3:30 di mattina. Poi tramontò e restammo tutti nel buio più assoluto. C'era una verità inconfutabile. I nostri ragazzi, i nostri bambini, i nostri giovani erano stati i primi a uscire dalla casa in procinto di crollare, ma erano rimasti sepolti dalla casa di fronte, perché i vicoli erano talmente stretti che non dava la possibilità, non dava scampo a questi. E noi abbiamo recuperato tanti corpi dei nostri giovani in mezzo alla strada. Ciò vuol dire che erano stati svelti a uscire A dalla uscire, casa, certo. ma erano morti in mezzo alle strade. Credo che l'unico grosso ricordo che noi all'epoca e che abbiamo conservato era questo modo di rapportarsi tra di noi all'interno di questo centro. Era una grande famiglia. Ci conoscevamo tutti. La mattina aprivi la finestra della tua camera da letto e dialogavi con il dirimpettaio, i vicoli erano quelli. Certo. Però c'era tanta, ma tanta affabilità e credo che questo modo di agire, questo modo di stare insieme con il terremoto, con il nuovo paese, sia andato per noi. Quando guarda quel colle, sindaco, ultimissima domanda. Diciamo che quel colle oggi per noi sta a significare la memoria storica di Conza della Campania, di quello che è stata, di quello che ha fatto e di quello che così, di come ci ha poi proiettato nel futuro. E Conza oggi è l'esempio, credo, di quella ricostruzione compiuta, non solo materiale, ma anche economica, di cui nessuno parla. Ma a Conza della Campania i nostri ragazzi stanno per andare in pensione da operai, qualifica questa fino allora sconosciuta.
A Conza la Campania le aree industriali hanno dato la possibilità ai nostri ragazzi di lavorare e di non andare via. Però pare che questo sia passato in secondo ordine. Io vedo quello che oggi si dice delle nostre aree. Bene, noi le fabbriche ce l'abbiamo ancora, i nostri ragazzi stanno ancora a Conza e mi auguro che chi preposto alla tutela e quindi al proseguimento di questo tipo di discorso, ecco, non perde di vista Irpinia, le nostre aree. Non le auguro buon lavoro perché insomma come sindaco ha già fatto tanto, però le auguro tante belle cose, ci rivedremo l'anno prossimo per il 41esimo anno dei ricordi. Io ringrazio e nello stesso tempo auguro a noi, a voi e alla comunità tutta un lungo progredire. Questa data per noi rappresenta una vera e propria cesura temporale, il prima e il dopo Cristo, quindi è normale che se ne parli, è normale che questi ricordi poi vengano tramandati alla generazione successiva, perché è un evento che ha così condizionato la vita di questo paese che non se ne può non parlare. E poi c'è stata tutta la fase successiva che invece ho vissuto personalmente, sì, che non si riduce insomma a pochi mesi e neanche a pochi anni. Certo, ecco, diciamo questa seconda fase, ecco, noi abbiamo parlato con persone, il sindaco e l'ex sindaco dell'epoca che hanno vissuto in prima persona, però ecco, crescere in un paese così segnato dal terremoto, cosa ha significato per lei? Ha significato tanto, nel senso che la prima parte della mia infanzia comunque si è svolta nei prefabbricati, che ha rappresentato un momento comunque caloroso per la comunità, ecco, diciamo così, perché è stato il momento del post-trauma in cui la comunità si è unita, si ha stretto i denti e anche per come, diciamo, era organizzato toponomasticamente il paese, con queste casette piccole, molto vicine, che non permettevano neanche in fondo di stare magari all'interno per molto tempo, quindi c'era questa propensione a stare tutti insieme nei quartierini, nel tutto il vicinato, tutti insieme, e quindi insomma abbiamo vissuto una prima fase di vicinanza, di calore. Tutti coloro che insomma parlano del periodo dei prefabbricati ne parlano sempre con un ricordo, diciamo, positivo, ovviamente stando il fatto che era un momento che veniva dopo la grande tragedia. Sì. Dopodiché però ci siamo trasferiti gradualmente in questo paese che inizialmente non si poteva definire paese, era un insieme di case che mano a mano sorgevano, dove mano a mano iniziavano a funzionare i primi servizi, ma non c'erano spazi aggregativi per noi ragazzi, per noi, ed è stato un momento lungo, una decina d'anni abbondante, e mano a mano poi sono sorte varie associazioni qui in paese, quindi diciamo poi è stato il volontariato, lo sport, il calcio, che ha fatto un po' da volano alla comunità conzana. Ecco, diciamo, quindi il terremoto ha distrutto varie generazioni, non soltanto chi l'ha vissuto, ma anche sicuramente quella subito successiva è stata largamente condizionata in questa fase, ma in diverse cose, ad esempio qui sul paese dopo il terremoto sono rimaste soprattutto quelle famiglie che hanno trovato possibilità di lavoro o nelle fabbriche che appunto sono nate o nei servizi, diciamo, nel terzo settore, e quindi coloro che appunto avevano trovato questo lavoro hanno permesso poi ai figli di studiare, di fare l'università, quindi tutta la generazione successiva è stata una generazione che poi ha studiato. Questa generazione qui, per esempio, poi una volta che ha compiuto gli studi, non trovando posti di lavoro adeguati al proprio percorso di studi, è andato via. Un altro esempio è che il terremoto comunque ha portato a una sorta di imborghesimento della cittadina. In prospettiva però c'è uno sviluppo turistico che potrebbe nascere a Conza della Campania, c'è l'antica Conza che potrebbe essere un volano importante, quindi guardiamo anche avanti come state facendo voi con la Toloco. Sì, assolutamente, noi già dal 2013 gestiamo il Parco Storico Archeologico di Conza.
anche se lo abbiamo sempre promosso, è sempre stato insomma nella nostra natura fare questo per il PAF e anche per l'OSI, WWF e Lago di Conza. Sono due realtà, due peculiarità turistiche molto importanti che in ottica futura devono assolutamente portare un turismo di massa qui sul posto, altrimenti significa aver sprecato un'occasione, aver fallito, perché è anche difficile insomma poi trovare un paesino così piccolo che nel suo territorio racchiude due tesori così preziosi. Sì. Abbiamo un parco archeologico di epoca romana e preromana, con tanto di terme, forum, teatro, chiesa sia di epoca paleocristiana sia poi medievale, con strati insomma successivi, e un'oasi WWF vastissima che è diventata una ZPS, quindi zona protezione speciale, sito di importanza comunitaria. Quindi sono occasioni e possibilità che non vanno assolutamente sprecate. Quindi Conza va vissuta soprattutto al di là del 29 novembre 2019. Assolutamente, è una cosa a cui io tengo tantissimo. Questo terremoto sicuramente deve rappresentare una possibilità, ecco, nel senso che è vero, ci ha distrutto, ma noi da questo terremoto siamo risorti come una sorta di araba fenice, quindi dobbiamo tenere sulle nostre spalle questa sorta di zainetto del ricordo, di ricordarci da dove veniamo. Però pensare al futuro e poter dare insomma un'occasione di lavoro, perché poi il turismo questo significa spostamento di consumi nello spazio, quindi anche in chiave economica dobbiamo poter dare occasioni di lavoro a delle persone in modo da poter far ripopolare questi borghi. Allora, qui il 23 novembre ogni anno è in realtà un giorno triste, però stiamo pensando a una iniziativa molto simbolica che si chiama La Luce del Ricordo, e tra l'altro la sto lanciando in anteprima in questo momento. Inviteremo le persone di Conza ad accendere alle 19.34 del 23 novembre una lanterna di quelle volanti. Chi non ce l'ha può semplicemente accendere una candela e lanciare in cielo questa lanterna, appunto ad accendere questa candela, e riprendere il momento con un cellulare facendo un piccolo video, in modo tale da illuminare sia il paese sia la home dei social, e poi fare un video di raccolta di tutte queste immagini proprio come sentimento collettivo di ricordo di quelle vittime. Antonella, grazie. Buon lavoro per tutto e in bocca al lupo per tutto. Grazie a te e grazie a Pinenius.